Eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Beh, abbiamo parlato di una giornata storica per la nostra città con la cessione del Teatro Margherita ed ex Mercato del Pesce al Comune di Bari e oggi, come avevo pronunciato, ne parliamo con due dei protagonisti di questa giornata. Intanto saluto il direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi, buonasera. Benvenuto qui a Televari, buonasera. Grazie. E ringrazio anche il sindaco Antonio buonasera, De Caro, buonasera. Volto buonasera. Molto noto alle nostre telecamere. Allora, iniziamo a parlare di questa cessione del Teatro Margherita ed ex Mercato del Pesce. Parto con il direttore dell'Agenzia del Demanio. Bari quindi si può confermare un laboratorio, una città pilota? È una città pilota sul federalismo demaniale in genere, cioè sui trasferimenti dei beni dello Stato al Comune in cambio di un progetto di valorizzazione serio, asseverato dal Ministero dei Beni Culturali, cioè garantito dei beni culturali, con risorse certe, cosa non trascurabile di questi tempi. Quindi dà tutte le garanzie il Comune di Bari per fare progetti di valorizzazione seri e quindi lo Stato può trasferire in tranquillità beni che sono sempre stati di proprietà sua. Quindi è una, diciamo, un modello di riferimento anche per altre città, non solo del sud ma anche del centro e del nord. Quindi vorremmo usare l'esperienza di Bari per proporre iniziative analoghe anche in altre città del paese. Allora, intanto è una bella vittoria per la nostra città, una bella responsabilità quella di essere un laboratorio in questo senso, ma il progetto principale oggi è il futuro dei teatri a Bari con il miglio dei teatri che si ricompone con la cessione del Teatro Margherita e l'ex Mercato del Pesce. È una bella vittoria per la città, una vittoria per i baresi. Io l'avevo detto durante la manifestazione della Fiera del Levante, avevo detto al Presidente del Consiglio Renzi, noi non verremo con il cappello in mano, noi verremo a fare delle proposte, le abbiamo fatte. Oggi è stata una giornata storica per la città di Bari, ci sono stati trasferiti dall'Agenzia del Demanio, dal direttore nazionale Roberto Eggi, 17 immobili, porzioni di immobili, strade, suoli, aree fabbricabili, parcheggi che erano gestiti dal comune ma erano di proprietà del Demanio, immobili sui quali pagavamo anche dei fitti. Abbiamo posto le basi per traguardare due risultati importanti, uno nell'immediato, la risoluzione parziale, purtroppo solo parziale, del disagio abitativo che si vive in questa città, utilizzando una piccola porzione dell'ospedale Bonomo. Siamo stati il primo comune d'Italia a utilizzare l'articolo 26 dello Sblocca Italia e devo dire che funziona, nel senso che oggi è una giornata storica anche perché lo Stato viene sul territorio, incontra tutti i sindaci della Puglia allo stesso tavolo per discutere con i sindaci della Puglia il destino degli immobili di proprietà dello Stato, la loro valorizzazione, il loro riutilizzo. È una giornata storica perché posso dire che funziona, nel senso che il 4 dicembre ho fatto la domanda per ottenere degli immobili da parte dello Stato, il 24 dicembre, 20 giorni dopo, come regalo di Natale, mi sono ritrovato un decreto fatto dal governo, dal ministero, che mi permette, diciamo, di utilizzare questi immobili. È una giornata storica anche perché tra gli immobili che sono stati ceduti alla presenza del ministro Franceschini, Bari riceve due gioielli dal punto di vista dell'offerta culturale, che sono il Teatro Margherita e l'ex Mercato del Pesce. Questi due gioielli molto particolari che completeranno l'offerta culturale di Bari, ragioneranno ovviamente con la Dirimpettaia, che è la Sala Murat, che è il polo dell'arte contemporanea. Nel Margherita e nel Mercato del Pesce ci saranno mostre, teatro, la danza, delle performance, anche dei vernissage e delle mostre sia temporanee che stabili, soprattutto all'interno dell'ex Mercato del Pesce. La novità vera è che non è stato solo trasferito, diciamo, questa proprietà immobiliare, i due gioielli come li ho chiamati prima, ma sono stati anche finanziati dalla Regione, perché mentre chiudevamo l'accordo con il Ministero per il trasferimento degli immobili, la Regione firmava con il Comune di Bari un accordo per il trasferimento immediato di 10 milioni di euro per la ristrutturazione del Margherita e del mercato del pesce. Vedremo poi se saranno immediatamente cantierabili. Intanto torno dal direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi. Il sindaco annunciava anche l'incontro che c'è stato oggi con i comuni della città metropolitana. Tra l'altro, nelle procedure di trasferimento già formalizzate presentate all'Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata si registra una percentuale molto alta dei trasferimenti andati a buon fine, il 70% circa, a fronte di un dato nazionale che registra un 30%, c'è un certo dinamismo, una certa dinamicità in questa regione? Certo, la Puglia è al primo posto nei trasferimenti effettuati del federalismo demaniale, vuol dire che crede
in questa iniziativa e soprattutto è intenzionata a investire sui compendi che insistono sul proprio territorio. Infatti il motivo per cui siamo venuti qui in forze, perché oltre al sottoscritto era presente anche un responsabile di un dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, era presente l'architetto Spizzi, l'amministratore delegato di Invimit, che è il soggetto che investe in valorizzazioni patrimoniali, cioè laddove i comuni non hanno risorse, investe il patrimonio per valorizzare i beni anche degli enti territoriali. E poi era presente anche Cassa Depositi e Prestiti, anche se che è il soggetto che acquista anche i beni che difficilmente i comuni riescono a vendere, ovviamente quelli che hanno un interesse più rilevante e soprattutto quelli che hanno completato il percorso di valorizzazione urbanistica. Quindi abbiamo invitato i sindaci a operare rapidamente, e la Puglia è un esempio diciamo virtuoso, ma a completare anche le valorizzazioni urbanistiche affinché Cassa Depositi e Prestiti e altri investitori istituzionali e privati possano essere interessati all'acquisto dei loro beni. Quindi non solo Bari, ma anche altre città possono godere di questi benefici, lo devono fare però mettendosi rapidamente in linea sui processi urbanistici completati. Vedremo, direttore, che ci sono anche meccanismi differenti rispetto alla vendita. C'è già un esempio, ne parliamo tra poco. Torno dal sindaco De Caro per chiedere 10 milioni di euro, 5 per il Teatro Margherita e 5 per l'ex mercato del pesce. Si può pensare di iniziare subito i lavori nel breve periodo? Si può pensare di iniziare nel breve periodo, anche perché qualche mese fa abbiamo sottoscritto un accordo con sempre il Ministero dei Beni Culturali, con la sovrintendenza, abbiamo affidato la progettazione della ristrutturazione del Teatro Margherita direttamente alla sovrintendenza, perché ritengo che la professionalità, l'esperienza e la rilevanza di carattere professionale dei dipendenti della sovrintendenza è garanzia, diciamo, di qualità nella progettazione e della riqualificazione di quest'opera, che è un'opera straordinaria. È un immobile, come ho ricordato stamattina, diciamo, che è stato costruito nel mare su una palafitta e ha anche un segno identitario, perché guarda da un lato il nostro mare, che ricorda la nostra storia, la storia dei pescatori, anche la storia del viaggio alla ricerca del vescovo di Mina, il nostro San Nicola, dall'altro lato guarda la città vecchia, guarda il borgo storico della città con la sua identità, con tutti i suoi pregi, anche con una parte dei difetti della città vecchia, ma rappresenta proprio lo snodo tra, diciamo, due ceppi identitari della nostra comunità, della nostra città. Direttore Reggi, parlavamo di meccanismi alternativi alla vendita. Un esempio è indubbiamente quello di Villa Tolomei, il primo esempio, è una dimora storica sulle colline di Firenze che ha dato il via libera a Valore Paese, che è un'opportunità per investimenti nel settore turistico alberghiero. Sì, noi a breve anche sul territorio pugliese andremo a fare un'operazione di valorizzazione di beni di questo tipo, per esempio i fari storici che non hanno più una funzione diciamo completamente definita, potranno essere messi in concessione di valorizzazione, vuol dire che si ricercheranno privati disposti a investire per un periodo di tempo, potranno essere dati loro in concessione questi beni e potranno fare ad esempio residenze di qualità, alberghi, ristoranti. Insomma, le dimore storiche insieme ai luoghi più suggestivi andranno valorizzati tutti assieme, come non singole perle, ma come collane di perle valorizzate dallo Stato con l'aiuto degli enti territoriali che ancora una volta saranno chiamati in causa per la parte di valorizzazione urbanistica. Quindi anche i comuni che ancora non hanno proposto dei beni con queste caratteristiche, con vocazione turistico-alberghiera, lo possono fare contattando la direzione regionale del Demanio e offrendo la disponibilità a mettere in vendita o in concessione beni di loro proprietà. Faremo di tutto per venire incontro. Insomma, lo Stato si avvicina e accompagna gli enti territoriali a valorizzare i propri beni in modi completamente diversi dal passato, molto più diciamo a supporto di quelle che sono le esigenze del territorio stesso. Quindi è un'offerta di aiuto che noi siamo volentieri pronti a dare, offrendo la nostra struttura tecnica e offrendo anche la nostra potenzialità in termini di comunicazione.
Sindaco, con la giornata di oggi possiamo dire che si pongono le basi perché Bari si possa davvero candidare a capitale del Mezzogiorno? Ma io penso di sì, io credo che questo percorso che stiamo continuando, quello del Miglio dei Teatri, con un'offerta culturale sempre più ampia, che potrà permetterci anche di sviluppare il turismo, che credo debba diventare una delle leve economiche della nostra città, ci porterà fino al 2019 ad accompagnare quella che consideriamo una sorella più piccola, ma anche più preziosa, più elegante, che è la città di Matera, in questo viaggio verso la capitale europea della cultura nel 2019. Credo che insieme a Matera, ma anche insieme ad altre parti del nostro territorio regionale, penso per esempio alla città di Lecce, possiamo costituire una sorta di triangolo culturale con un'offerta culturale di una rilevanza tale da poterci considerare davvero un territorio che potrà diventare la capitale del Mezzogiorno per quel che riguarda la cultura. Il percorso l'abbiamo avviato, arriviamo insieme nel 2019, credo ci sono le basi nella nostra città, ma anche nel territorio, nell'area metropolitana, nella vicina Matera, per diventare davvero un territorio con una rilevanza culturale davvero elevata. Direttore, state pensando anche ad un soggetto unico per interfacciarsi con l'estero, perché nonostante questo patrimonio, comunque l'Italia ancora non riesce ad avere un certo appeal nei confronti dell'estero. Sì, noi dobbiamo evitare di presentarci agli investitori esteri in maniera frammentata e parzializzata. Non a caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta organizzando tutti i soggetti che hanno un valore da proporre, parlo di immobili, parlo di partecipazioni a società, parlo di tutte quelle iniziative anche che l'estero ci invidia e dove gli investitori esteri vorrebbero investire. Quindi un coordinamento della Presidenza del Consiglio che consenta di presentarci uniti con un portafoglio di beni, immobili e non solo immobili, che possono interessare gli investitori privati, esteri e anche nazionali naturalmente. Gli immobili sono ovviamente un elemento importante, però non ci sono solo quelli, quindi il coordinamento è fondamentale in questo caso. Sindaco, oggi manca ancora il carattere dell'ufficialità, però dovrebbe essere l'ex senatore Gianrico Carofiglio, presidente della Fondazione Petruzzelli, e si guarda quindi ad un futuro, quello del Teatro Petruzzelli, in maniera un po' diversa rispetto al passato, perché lei ha rinunciato ad assumere questo ruolo per darlo a chi potrebbe in campagna elettorale. Elettorale oggi il ministro Franceschini mi diceva che sono l'unico sindaco ad aver ceduto la presidenza della fondazione ad una personalità esterna. L'avevo detto, sono il sindaco di Bari, una città complicata che deve guardare al futuro, sono il sindaco della città metropolitana, quindi sono il sindaco di 41 comuni, sono anche il vicepresidente dell'ANCI nazionale, non ho il tempo per occuparmi del Petruzzelli, onestamente non ne ho nemmeno le capacità, è giusto che si occupi del Petruzzelli, una personalità importante, come lo è sicuramente Gianrico Carofiglio, un intellettuale, uno scrittore di successo che ha una valenza internazionale. Ho cercato di scegliere da parte mia delle personalità che possano accompagnare il Petruzzelli in questo percorso di crescita. Un grande intellettuale, uno scrittore, dall'altro lato l'ex rettore dell'Università di Bari, Petrocelli, che rappresenta il mondo culturale della mia città, rappresenta il mondo accademico, e a fianco Matteo Pertosa, un giovanissimo, credo sia il più giovane consigliere di indirizzo della storia di tutti i teatri d'Italia, è un ragazzo ventenne, famoso perché è molto legato alle attività innovative sui social, è la persona che ha reso famosa la fiction televisiva Braccialetti Rossi. Ho chiesto a Matteo Pertosa di togliere un po' di polvere dal sipario del Petruzzelli e aprire questo teatro anche a una nuova generazione. È giusto che ci sia la generazione che da sempre sta nel teatro, però è giusto aprire a questo mondo culturale, alla lirica, anche a una nuova generazione, e credo che con le nomine che ho fatto questo potrà accadere già nei prossimi giorni. Visto che siamo quasi in chiusura, chiudiamo con il direttore Reggi, un'ultima domanda. Lei ha già anticipato che ha promesso di recuperare 3 miliardi l'anno dalle cessioni e razionalizzazione del patrimonio immobiliare, un obiettivo ambizioso nell'ottica del contenimento della spesa pubblica? Io in realtà avevo detto 1 miliardo, poi il giornalista si è allargato. No? 1 miliardo significa che noi abbiamo l'obiettivo di vendere 1 miliardo di beni immobili all'anno per i prossimi 3 anni, ma soprattutto abbiamo l'obiettivo di far risparmiare lo Stato sul pagamento delle locazioni passive, cioè
i servizi dello Stato che pagano affitti dovranno progressivamente rientrare negli immobili di proprietà dello Stato. E l'operazione che abbiamo fatto oggi a Bari va in quella direzione, perché in cambio dei beni che abbiamo trasferito al Comune di Bari avremo dei compendi da occupare con le funzioni pubbliche di questa città, di questo territorio, potendo rinunciare a qualche milione di euro di affitti passivi che oggi paghiamo e che quindi potremmo ridurre la spesa corrente dello Stato. Oggi paghiamo quasi 1 miliardo di euro complessivamente come spesa in locazioni passive e vorremmo ridurla di molto. Insomma, adesso poi arriveremo con obiettivi progressivi, ma ci arriveremo in maniera inesorabile. Allora, siccome le notizie giornalisticamente parlando hanno una scadenza molto breve, la giornata di oggi si è ormai conclusa, quindi la notizia è ormai archiviata, possiamo anticipare qualche altra giornata storica per quel che riguarda la nostra città, qualche anticipazione? Beh, nei prossimi giorni sottoscriveremo un altro accordo di programma, un altro protocollo d'intesa. Ho fatto anche un paio di gaffe perché ho citato spesso la manifattura dei tabacchi, che non c'entrava niente col protocollo che abbiamo firmato oggi, però questo lascia intuire che nei prossimi giorni, insieme all'Agenzia del Demanio, insieme all'Invimit, che prima è stata citata da Roberto Reggi, insieme all'Università degli Studi di Bari, il CNR, presenteremo un progetto che prevede la collocazione di tutti gli uffici del CNR che sono dislocati, diciamo, nell'area metropolitana di Bari all'interno della manifattura dei tabacchi. Il Comune di Bari, con un finanziamento regionale, attiverà quella porta che abbiamo futura, chiamato porta futuro. Una visione più moderna dell'ufficio. Una visione molto più moderna che permette alla domanda e all'offerta di lavoro di potersi incontrare in maniera molto più innovativa rispetto al passato, sulla base, diciamo, dell'esperienza di quello che è accaduto già a Barcellona o nella provincia di Roma. Bene, stop, siamo in chiusura. Ringrazio il sindaco di Bari Antonio De Carlo per essere stato con noi e grazie anche al direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi. Speriamo di poterla riavere a breve qui nei nostri studi. E questo ragazzo mi coinvolge spesso. Va bene, ci fermiamo. Tra pochissimo ancora notizie del nostro telegiornale. State con noi. Grazie.